prova. Perché allora, come vedete, eccomi qua. Come vedete, sono rientrato in possesso dell'Opel Corsa, ma ho avuto un boh. Non è da un po' che non la uso e non riesco a far funzionare bene la GoPro. Adesso sembra che ok, la fisso di nuovo. Un video un po' così. Stavo provando a controllarla con l'app del telefono, ma non riesco più a farlo funzionare con l'app. Quindi quando finisco dovrò schiacciare il pulsante. Dovrò fermarmi se c'è il pulsante. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, che sono rientrato in possesso dell'Opel Corsa, cioè ne sono sempre stato in possesso, ma ho recuperato anche quella perché a casa mia posso tenere solo una macchina per volta, quindi ho lasciato l'Alfa 90 a casa dei miei, poi ogni 2-3 giorni la vado a prendere e faccio un giro. A proposito, volevo fare, uno dei prossimi giorni faccio un video tipo night driving con solo il sound dell'Alfa 90, però devo farlo a notte fonda quando non c'è nessuno in giro. E niente, questo è il primo giro che faccio dopo che ho finito la mia quarantena, perché la mia quarantena è finita oggi praticamente. E vedo, la prima cosa che ho notato è un casino di rincoglioniti che vanno in giro, li vedi in giro in macchina da soli con la mascherina, oppure li vedi in giro in un parco, in un giardino, in una strada con stai fermo, dove cazzo vai? Ecco un altro esempio di deficiente in macchina da solo con la mascherina, che mi stavo pure entrando dentro. Oppure dicevo in un giardino, in un parco, in una strada con nessun'altra persona intorno nel raggio di 150 metri con la mascherina. Non ce la faremo mai. Anche adesso c'è pochissima gente in giro. Adesso volevo esulare un attimo dal tema auto. A me sembra che siamo tutti impazziti. Sarà che non ho vissuto in prima persona il periodo più brutto, diciamo, quello in cui era appena cominciato il lockdown, ma mi sembra che siamo tutti impazziti, insomma. Mi sembra più che altro che la gente si sta abituando troppo a tutto questo. Ci stiamo abituando troppo, o ci vogliono far abituare, e ci stanno riuscendo, a vivere in un mondo dove ce ne stiamo ognuno chiuso nella sua cameretta, nel suo loculo digitale, si lavora da casa, si studia da casa, si fanno acquisti online, si guarda un film o un concerto in streaming e via così, no? E così ognuno chiuso a casa, nessuno fa più vita sociale e così, no? A qualcuno piace perché è comodo, sarà anche comodo, ma io rabbrividisco all'idea di vivere in un mondo così. Che ne pensate? Non so se piacerà questo video breve, lo faccio breve perché non mi va di fare grandi discorsi, o magari vi farò un'altra volta. Non mi va di fare grandi discorsi, ma quello che volevo dire era questo, cioè, boh. Ci stiamo avviando su una china pericolosa. Ci si stava già avviando prima, però questo è stato veramente il colpo di grazia. Secondo me molte persone non saranno più in grado di avere una vita sociale vera e propria. Boh. Sono un po' perplesso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!